Bene, ragazzi, continuiamo l'unboxing di questo favoloso articolo. Andremo a vederlo in tutti i suoi dettagli e poi ovviamente faremo anche una prova vera e propria sul terreno. Adesso vediamo tutte le varie, i vari dettagli e le caratteristiche di questa nuova Bulix, non 12 volt ma 24 volt, motore e batteria 24 volt. Intanto cominciamo a parlare della struttura che, come vedete, appare veramente molto, molto solida, non c'è plastica, niente di plastica, tutto assolutamente in metallo, tutto fatto su misura, con anche dei bellissimi dettagli, incisioni all'interno del metallo, le viti, tutte brunite, cioè la cura dei dettagli è veramente importante, anche l'inserimento del bottone di accensione, la maniglia che è a scomparsa, è assolutamente proprio dà il senso di solidità e stabilità. L'antenna che si può piegare o addirittura togliere per la ricezione del comando del telecomando. Qui abbiamo il potenziometro che accende la macchina e ci fa decidere la velocità a cui vogliamo operare. Diciamo che l'involucro esterno è veramente fatto molto bene. È dotata di quattro piedini avvitabili in acciaio che danno più stabilità una volta appoggiate sul terreno, perché entrano un po' nel terreno. Assolutamente fatta bene. Il pulsante di accensione ha il suo LED che ci fa vedere immediatamente, anche con la luce del giorno, che la macchina è accesa. E qui abbiamo la possibilità di leggere lo stato della batteria. Ok, la macchina viene spedita anche con il suo caricabatterie, è praticamente completa di tutto. Questa versione è dotata di telecomando. Ci sono tre versioni diverse. La versione, diciamo, più economica ha praticamente un cavo qua attaccato con un bottone che si va a premere start e stop. Bisogna tenere premuto e la traina va. Quando rilascio il bottone, la traina si ferma. La seconda versione è questa che ho io in questo momento da provare. E quella con il telecomando, e anche qua c'è il pulsante, non va schiacciato e la macchina parte, poi rischiacciato per farla spegnere, ma se io lo tengo premuto la macchina va, quando io stacco il dito la macchina si ferma. La velocità l'ho impostata prima di là con il potenziometro. E questa è la versione con il telecomando. Questo telecomando ha una portata di circa 1 chilometro e sulla macchina in questo momento ci sono 500 metri di cavo. Ce ne potrebbero stare anche di più, ma 500 metri, credetemi, sono veramente tantissimi. Come vedete, come io schiaccio il pulsante, la macchina inizia ad andare, come io stacco il dito, la macchina si ferma. E questa è fatta anche per essere una sicurezza, in modo che come io stacco il dito, la traina si ferma, non devo andare a rischiacciare un'altra volta per fare lo stop. Fondamentali sono avere almeno due rotelle per i cambi di direzione, anche questi sono veramente curati nel dettaglio. La base è in metallo, il punzone che va interrato è in acciaio, in modo che anche se c'è il terreno bagnato non farà mai la ruggine. La base è in metallo, mentre invece il girafilo, ovviamente per evitare che rovini il cavo, è assolutamente in teflon. Bene, direi che è giunto il momento di provare la traina con tutta la sua potenza e tutta la sua estensione. La proveremo qua nel mio terreno e faremo questa prova. Bene, posizionata nel terreno la macchina, andiamo a creare un percorso di allenamento e conterò quanti metri riesco a farlo. Prendo il mio coniglio finto, tiro il cavo e vado. Bene, ho fatto esattamente 110 metri, la traina neanche si vede, e dove ci sono quei tubi blu là in fondo, 110 metri ad arrivare fino a qui. Vado a posizionare la rotella per il cambio di direzione. Ok, faccio girare intorno il filo. La rotella gira molto bene. E proseguo e vado a farmi ancora il mio percorso.
Riepilogando, quindi riepilogando la traina dove ci sono i tubi blu, percorrerà questi 100 metri, arriverà al girafilo che è là in fondo, sono 110 metri, poi ne farà altri 60 ad arrivare fino a qui, dove io ho messo l'altro girafilo, che devo dire, nonostante un po' che non piova, il terreno è molto duro, i girafilo si posizionano molto facilmente, e proseguiamo. Abbiamo posizionato il nostro percorso, siamo esattamente tornati di fronte alla traina, abbiamo fatto uno sfruttamento dell'angolo del campo fino là in fondo, poi siamo andati e tornati. In totale il giro che il coniglio farà è di 210 metri, che sembra non tanto, ma vedrete che è veramente tanto. Andiamo a provarla. Siamo, telecomando pronto, vado ad accendere la macchina, il LED mi dice che la macchina è accesa, vado a impostare la velocità e come primo test non metterò una velocità altissima, voglio provarla, ma mettiamo diciamo a neanche metà, un po' meno della velocità che ha questa macchina qui. Andiamo a provare come la macchina farà partire questa esca. Non ho neanche visto partire dalla velocità. E meno male che non l'avevo messa alla massima velocità, porca miseria. Questo coniglio volava, decisamente a una velocità già troppo elevata per quella che servirà in allenamento. Ma comunque è veramente un portento, veramente, ha funzionato benissimo. Adesso andiamo a vedere il giro nel dettaglio e magari con qualche rallenti, perché altrimenti è impossibile apprezzare la trainata di questa macchina. Comunque veramente eccezionale. Cosa positiva è anche che, siccome che utilizzandolo ovviamente la carica della batteria diminuisce, per esempio siamo partiti che era un 88%, adesso saremo sotto il 70%, ma nonostante tutto carica della batteria diminuisce, ovviamente a uso si scarica, ma nonostante non sposto il potenziometro della velocità, la velocità non cambia. È veramente, veramente, l'elettronica funziona veramente bene e il telecomando, io adesso praticamente ero là in fondo, quindi ero a circa 200 metri di distanza dalla traina e comandavo la traina che è là, quindi lo proveremo anche fino a un chilometro, ma direi che è veramente ottimo già il fatto che io possa stare col telecomando nel raggio di 500-600 metri dalla traina. Siamo partiti con l'88 e credetemi, ho fatto almeno 4-5 trainate da 250 metri più tutte le varie prove per fare le riprese e siamo all'84%, quindi anche i consumi direi che con una carica completa si possono fare tranquillamente 30-35 trainate da 400 metri. Bene, non rimane molto altro da dire, credo che i video che abbiamo fatto e la prova che ho fatto siano stati assolutamente positivi, direi che questa macchina è a dir poco eccezionale, non sono riuscito a trovare, non dico un difetto, ma comunque una miglioria da poter suggerire al produttore. Secondo me fare meglio era difficile, quindi complimenti a Bulix per aver creato un prodotto assolutamente di grandissima qualità, e quindi se avete due soldini da parte e volete migliorare le prestazioni del vostro rapace, soprattutto rapaci di ovviamente basso volo, ma io parlo sempre della Poiana di Harris, se volete migliorare le performance della vostra Poiana di Harris e volete divertirvi nello stesso tempo, o magari anche le persone che non vogliono fare caccia con il proprio Harris possono veramente utilizzare questa macchina per divertirsi e far divertire ovviamente il proprio Harris, e quindi io non
non posso far altro che consigliarvi veramente questa bellissima macchina che ho potuto provare.